Eccellentissimo signor primo vicepresidente Díaz-Canel, signor ministro della cultura González Toledo, signor rector González Patricio, buenos días e hola a todos. E adesso ho finito le parole spagnole. Mi scuso dunque se parlerò in italiano, ma ci tengo molto a ringraziarvi della vostra accoglienza in occasione della prima visita di un Presidente del Consiglio dei Ministri, del Capo del Governo della Repubblica Italiana a Cuba. Una visita che ha grandi significati per noi, sicuramente i più idealisti ci vedono il grande valore politico. Siamo come in un tornante della storia, stiamo scrivendo una pagina importante tutti i giorni, una pagina di grande rilievo e di grande valore. Il presidente Castro ha visitato Palazzo Chigi l'11 maggio scorso in occasione della sua visita a Roma. Palazzo Chigi è la sede del governo e in quella circostanza abbiamo parlato a lungo, mi ha raccontato molte cose, anche di significato storico e di quanto sia importante la stagione che stiamo vivendo. Dunque, coloro i quali hanno una capacità, un'abilità, una sensibilità politica si rendono conto che per noi questa missione, questa visita ufficiale è innanzitutto un grande appuntamento di natura politico. Poi però noi abbiamo anche con noi, su richiesta delle autorità cubane, un gruppo di impresarios, di imprenditori, che sono un po' meno idealisti e sono un po' più attenti alle questioni dello sviluppo, dell'economia. È giusto così. Quelli meno idealisti e più concreti stanno discutendo ormai da qualche ora di come lavorare insieme tra Cuba e Italia. E ci sono tante possibilità, non solo il turismo, ma penso alla grande potenzialità che abbiamo nel campo agroalimentare. Cuba ha partecipato all'Expo con un tema, all'Expo che si è tenuta a Milano, questa grande manifestazione che si è svolta a Milano e che è stato un successo straordinario. Terminerà tra qualche giorno, 6 mesi di iniziative. Cuba ha scelto il tema sulla strada per l'indipendenza alimentare. Ed è una grande sfida per tutti i paesi, per il vostro paese in modo particolare. Noi siamo ben disponibili, ben interessati a poter ragionare insieme di come valorizzare di più e meglio, per esempio, l'agroalimentare o il turismo o tante altre questioni, dal farmaceutico che abbiamo affrontato nel foro degli imprenditori. Però c'è una cosa che tiene insieme tutti gli aspetti, quelli di natura politica, quelli di natura economica e anche quelli personali, perché una città è innanzitutto un grande mistero di anime e di emozioni e la città ti fa venire delle domande, ti pone delle domande. Uno scrittore italiano che è nato a Cuba, che si chiama Italo Calvino e che è nato a Santiago de Cuba, ha scritto delle parole bellissime sul significato delle città. Quello che però voglio dire, al di là degli aspetti idealistici, politici, economici o personali, è che c'è una cosa che tiene tutto assieme ed è la cultura. E allora vi sono grato per questa occasione. Non voglio dire che è l'occasione più importante della mia missione, tutte le occasioni sono importanti e naturalmente l'incontro istituzionale con il presidente Castro è l'elemento chiave della visita, ma per me è un grande valore poter vedere, dialogare, ascoltare e anche
portare una parola sul tema della cultura. L'Italia non sarà mai una superpotenza nucleare. L'Italia non sarà mai una superpotenza su tutti i campi della politica, della diplomazia o del business. Abbiamo tante grandi realtà, siamo molto fieri di ciò che facciamo, siamo molto orgogliosi della nostra politica, della nostra diplomazia, delle nostre aziende, ma c'è un settore in cui l'Italia può essere una superpotenza mondiale e questo è la cultura. Non è merito nostro, siamo stati fortunati. Nella nostra nazione, nell'arco di tempi diversi, sono cresciute delle civiltà che hanno segnato la storia dell'uomo. Ovviamente il vostro e mio pensiero va a Roma, alla grande stagione imperiale di Roma, ma quanto è importante pensare anche in un momento di crisi, qual è stato il Medioevo, la grandezza dell'umanesimo, il Rinascimento, le meraviglie di città strepitose. Io non posso elencarle tutte perché ho un noto conflitto di interessi. Sono stato sindaco di Firenze e quindi ritengo quella città una città che ha pochi competitors nel mondo. Ma pensate alla bellezza di tante città, non soltanto Firenze, da Venezia al sud d'Italia, così ricco di piccoli e grandi scrigni, di Colecce, per dirne una che magari non tutti conoscono, ma potremmo citare tanti altri esempi. Allora, su questo tema, noi abbiamo uno spazio di azione. Noi vorremmo imparare, apprendere, conoscere dalle altre culture, in particolar modo dalla cultura cubana, che tante occasioni di incontro ha avuto con la cultura italiana e che tante opportunità può dare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perché il futuro del nostro pianeta non è soltanto sugli accordi commerciali o sulle statistiche economiche. Il futuro del nostro paese per noi, del vostro paese secondo me per voi, ma più in generale del nostro pianeta, sta nella capacità di riscoprire ciò che c'è di più profondo nel cuore dell'uomo. La cultura serve a questo. Qui avete avuto un'intuizione, oltre 50 anni fa, mettendo assieme le varie arti e consentendo ai giovani che frequentano questa struttura e che allora frequentavano questa struttura, di poter vivere e condividere certi momenti della propria vita. Voglio da questo punto di vista ricordare gli architetti che hanno reso possibile tutto ciò. Il compito dell'architetto, ha scritto qualcuno, è quello di rendere più umana la città. È vero, ma credo anche che il compito dell'architetto sia quello di offrire occasioni concrete di apertura della mente. Anche per questo noi come Italia abbiamo molto a cuore la possibilità di scambi, ad esempio, nel settore dell'architettura e anche dell'ingegneria, anche se so che tra architetti e ingegneri, almeno in Italia, non c'è un grande rapporto. Tutti considerano l'altro un po' di serie B, quindi non posso parlare di architetti e ingegneri insieme onde evitare cause crisi diplomatiche. Però voglio salutare e ricordare i tre architetti che hanno reso possibile questo. L'architetto cubano Riccardo Porro, l'architetto italiano Vittorio Garatti e, che è qui con noi, l'architetto Roberto Gottardi, ringraziando per l'intuizione di allora. Lui viene da Venezia, un'altra città che ha un suo spessore nel mondo. Gli architetti rendono possibile un luogo di incontro, ma non basta. Non basta. Occorre poi avere la capacità, l'intuito,
l'intelligenza di riuscire a condividere le sensazioni e le emozioni. Noi siamo stati accolti dagli inni nazionali, cantati splendidamente, poi da un'esecuzione al piano e poi di nuovo dalle voci del coro. Che cos'è la musica se non il tentativo di dare una risposta alla domanda che sta nel cuore di ciascuno di noi? La musica di vario genere, la musica straordinaria, noi come Italia teniamo alla grande storia della lirica. Sono molto colpito di quando ho saputo che qui al Gran Teatro hanno cantato molti cantanti lirici italiani, compreso quello che per noi è il più grande di tutti, Enrico Caruso, ma anche altri cantanti con un certo orgoglio io ho chiesto di vedere il campo da golf perché ho nel mio ufficio una foto di due importanti giocatori di golf, che non erano due giocatori di golf ma erano due significative figure della vostra storia, che giocano appunto a golf qui davanti, e mi è stato detto: sì, questo è il campo dove hanno giocato Fidel e il Che, ma è anche il campo dove ha suonato Zucchero. E mi ha fatto sorridere il paragone, perché comunque la musica, dalla musica lirica classica fino alla espressione, qui hanno, della musica cosiddetta leggera, è il tentativo di rispondere a una domanda di senso del mondo. Bene, perché serve la cultura oggi? Perché vorrebbero renderci tutti semplicemente dei numerini. Vorrebbero disperdere la nostra identità, omologandoci. La cultura è ciò che ci rende liberi e ciò che ci rende capaci di una identità. Signor Vicepresidente, io sono molto colpito da quello che accade in Europa, e non soltanto in Europa. Lo ripeto in più di una circostanza perché mi sconquassa il cuore. Questo è un momento nel quale il terrorismo internazionale, quando vuole colpire, colpisce molto spesso i luoghi della cultura. Colpisce un museo a Tunisi, una scuola a Peshawar, un'università in Kenya, una chiesa in Nigeria, una sinagoga in Belgio, la redazione di un giornale a Parigi. Perché chi vuole attaccare la nostra identità capisce che la nostra identità non è fatta soltanto dal passaporto, non è fatta soltanto dalla professione, non è fatta soltanto dai sogni che ciascuno di noi ha, è fatta dalla nostra cultura. Ecco perché l'Italia, e sono grato al Ministro per essere stato con noi durante Expo, ha chiesto alle Nazioni Unite di lanciare dei caschi blu della cultura per proteggere i luoghi identitari. Per esempio per proteggere realtà che non possono essere distrutte, come è accaduto in passato con le statue di Buddha da parte dei talebani, o come è accaduto a Palmira. L'Italia vuole essere leader in questo campo. Però, per essere leader in questo campo, l'Italia ha bisogno di riconoscere dei paesi partner, ma soprattutto dei paesi amici, dei paesi sotto questo profilo fratelli. Il senso profondo della esperienza della relazione tra Italia e Cuba non sta soltanto negli accordi che sigleremo. Io sono pronto a scommettere, signor Primo Vicepresidente, che nei prossimi mesi saranno in tanti a venire a Cuba a cercare di fare accordi economici. Giusto. Bene. Noi vogliamo prima di tutto condividere con voi un'emozione, che è quella della letteratura, della musica, del teatro, della danza.
che è quella dell'architettura, che è quella della costruzione di una comunità. E perché questo accada, noi siamo pronti all'interno dei progetti di cooperazione internazionale che abbiamo già lanciato e in alcuni casi con l'ambasciatore abbiamo potuto vederne anche in queste ore alcuni simboli, in particolar modo, se capisco bene, intorno alla Piazza San Francisco, nella Havana Vecchia. Siamo pronti a collaborare con questo istituto, signor Rettore, con iniziative di scambio culturale, di scambio universitario, di iniziative ad hoc da costruire insieme, perché pensiamo che nell'ambito della cooperazione internazionale il primo valore sia esattamente questo della cultura. Ecco il motivo per il quale vi ho davvero con il cuore detto grazie per il vostro invito. E prima di concludere però vorrei fare un appello ai giovani che stanno in questa sala. Oggi il mondo è un mondo profondamente diverso da quello non soltanto di 20 anni fa o di 50 anni fa, ma il fenomeno di trasformazione che è in corso non soltanto a Cuba, in tutto il mondo, è incredibile da tutti i punti di vista. Il mondo dell'information communication technology sta cambiando persino le relazioni sociali. Il mondo dell'esperimento e dell'innovazione porta a scoperte tutti i giorni nuovi. Ho visto adesso una notizia che racconta come dall'osservatorio Paranal del Cile hanno visto nella galassia della Via Lattea nuove stelle, giovani. Pensate, dall'infinito, ero lì 3 giorni fa, e a testimoniare come questo potere soffice, si direbbe in italiano, questo potere dolce, questa forza, questo patriottismo delicato della cultura che non ha frontiere perché parla al cuore dell'uomo, riguarda anche l'innovazione scientifica e le scoperte tecnologiche. Bene, dall'infinitamente piccolo delle grandi scoperte scientifiche fino all'infinitamente grande dell'astronomia e dell'innovazione astrofisica, c'è un mondo che sta cambiando ad un ritmo impressionante. Vorrei augurare a voi, giovani donne, giovani uomini dell'Havana, di Cuba, di avere sempre nel proprio cuore accesa la scintilla della curiosità. È questo ciò che fa grande la cultura. E vorrei dirvelo concludendo con la storia di un italiano che è venuto a Cuba. È una storia agrodolce. È la storia di un italiano che è venuto a lavorare al teatro di Cuba, al Gran Teatro de Tacón. Era il 1835. Questo italiano veniva dalla mia città, da Firenze. Si chiamava Antonio Meucci. Non venne qui come uomo di cultura. Lui lavorava in un teatro, il Teatro della Pergola a Firenze. Decise di lasciare Firenze e l'Italia e arrivò proprio qua, a L'Avana. 15 anni ha trascorso in questa straordinaria terra. Ed era una sorta di tecnico e ingegnere di scena. Perché dico che è una storia agrodolce? Perché Antonio Meucci, a Firenze prima e a L'Avana poi, spinto dalla curiosità, aveva trovato il modo di comunicare tra le parti diverse della scena. Antonio Meucci è l'inventore del telefono. Solo che per motivi vari non è riuscito a registrare questa proprietà. E per tanti anni si è creduto che fosse stato Bell a inventare il telefono. Nel 2001 il Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato ufficialmente
che no, non era stato bello. Aveva ragione chi diceva che era stato Meucci, solo che Meucci aveva già perso la propria possibilità. Era già morto da tanto tempo, era morto in povertà, perché non aveva avuto modo di far seguire alla propria curiosità e alla propria intelligenza straordinaria la possibilità poi di dare un seguito, di concretizzarla. Io vorrei, signor Primo Vicepresidente, signor Ministro della Cultura, signor Rettore, che insieme Cuba e Italia facessero tanti accordi, bene, ma soprattutto insieme prendessero atto che fuori da qui c'è un mondo che ha bisogno di persone curiose e di persone capaci di essere protagonisti culturali. E che non ci sarà mai nel mondo di oggi soltanto uno spazio per chi ragiona di numeri, statistiche e aride cifre. C'è un grande bisogno di emozioni, le emozioni che può dare un pianoforte, le emozioni che può dare un'opera d'arte, le emozioni che può dare una perfetta esecuzione di danza, le emozioni che può dare un concerto, le emozioni che può dare la poesia, le emozioni che può dare ciò che più di grande abbiamo, che è la capacità di dare risposte al senso della vita. Io vorrei che insieme, anche eventualmente implementando la collaborazione sui campi della cooperazione internazionale in questo settore, noi potessimo dire alle giovani donne e giovani uomini di Cuba e alle giovani donne e giovani uomini italiani di mantenere viva la curiosità, di essere innovativi, di essere capaci di sognare e contemporaneamente di avere la possibilità di concretizzare i propri sogni. Meucci si è fermato a metà. Ha inventato ciò che ormai è in mano a tutti noi, perché tutti abbiamo un telefono. Ha inventato cioè un modo di comunicare, ma contemporaneamente non ha avuto modo di concretizzarlo. Felici noi se, grazie al lavoro dei governi e al lavoro delle istituzioni accademiche e universitarie, saremo in grado, anche in questo luogo, come nei tanti luoghi italiani, di poter offrire l'occasione ai nostri giovani di inseguire un sogno e di realizzarlo. Forse su questo Italia e Cuba possono giocare la pagina più bella della loro pluriennale amicizia. Grazie.